tre sedi di street food, il cibo per strada su Viale Regina Margherita e presso la Villa Comunale, in cui da padrona lo fa tutto ciò che è cucinato e fritto sul momento, o piastrato o versato nei bicchieri. La grande AFA non ha fermato i tanti curiosi per una novità in città che vi raccontiamo così. Senta, ma come sta andando questo street food su Viale Regina Margherita? Ieri sera al calar del sole quante presenze sono state registrate? Allora, io ne ho fatte moltissime, che il prodotto è ben conosciuto perché sono stata nella fiera scorsa, conoscono me, Bar Centrale Camigliatello, quindi io ho lavorato bene. Mo speriamo che stasera, domani e dopodomani andiamo alla grande. Tutti conoscono questo prodotto che lei sta preparando, ma ci vuole dire come si prepara? Se c'è anche qualche segreto? Sì, allora, la base è acqua, sale, farina, lievito di birra e altre cosettine che non possiamo svelare. Se poi qualcuno è tipo allergica, noi diciamo la ricetta, a quello che non può mangiare alcune cose, diciamo tutto. Ma col caldo come si lavora? Col caldo io abituato in montagna sto soffrendo un po', però diciamo che stiamo andando bene, dai. Senta, da dove provenite? Noi veniamo dalla Puglia, dalla provincia di Bari, dalla Valle d'Etria. Come sta andando da ieri ad oggi? Molto bene, ieri sera è stato, come primo giorno, è stato un giovedì abbastanza forte, siamo andati benissimo. Cosa si può assaggiare da lei? Salsicce di maiale, maialino nero di Puglia, bombette di maialino nero di Puglia, salsicce di scottuna, di manzo e involtini di fegatini di agnello. Senta, ma con questo caldo come si fa? Purtroppo non è facile, stare vicino al fuoco è una cosa da non credere, bravo. Buona? Beh, è una bella serata, ci sono tanti amici qua, chef, che sono venuti da tante parti e io mi sono fermato davanti a questo stand siciliano dove mi attirano questi cannoli che sono, devono essere davvero buoni. Non si può assaggiare di tutto, comunque con gli occhi cerchiamo di mangiare un po' tutto quello che di buono troviamo questa sera.